Radio Radicale, siamo con l'onorevole Domenico Furgioele della Lega, correlatore del decreto che riguarda la società Ponte sullo Stretto di Messina, che è un provvedimento importante perché non avvia i lavori della costruzione del ponte, ma diciamo, ridà nuova linfa o nuova vita alla società che esisteva precedentemente, che è la società del Ponte sullo Stretto. Allora, ieri ho seguito un po' le votazioni sui vostri emendamenti, ho visto che i temi sono tanti, come sta andando il provvedimento e soprattutto se ci sono delle criticità per la realizzazione del progetto, perché ho visto che insomma, sono stati tirati in ballo altri esempi di ponti sulle quali sono stati fatti dei correttivi. Allora, il decreto legge in trattazione è un decreto legge che riattiva una procedura che era stata bruscamente bloccata dal governo Monti, una procedura che ridà vitalità ad una società e a delle procedure propedeutiche alla realizzazione dell'opera. Quella dell'esame degli emendamenti in commissione che ci vedono diciamo impegnati ieri e oggi, speriamo nella conclusione di tutti gli esami emendativi, è una procedura che segue a quella di una fase di ascolto molto importante. Credo che pochi siano stati i decreti negli ultimi 5-6 anni ad aver avuto tante audizioni così competenti dal punto di vista tecnico, quindi tanti professionisti, dal punto di vista territoriale, le amministrazioni dei territori che sono i più prossimi ad essere coinvolti rispetto alla realizzazione di un'opera così importante e tanti altri protagonisti che hanno dato il loro, diciamo, il loro punto di vista. Devo dire che da relatore sono stato molto sorpreso dal fatto che, per esempio, su 85 audizioni posso dire che almeno il 90% si è espresso in modo positivo sulla realizzazione dell'opera. Poi ci sono stati interventi di diversa natura, anche interventi che non hanno nulla a che fare nello specifico rispetto al punto focale del provvedimento, che è un provvedimento di carattere giuridico più che di carattere tecnico, però l'occasione è stata utile per approfondire anche questioni tecniche. In merito a quella che è la sua domanda, cioè sulle difficoltà della realizzazione dell'opera, le difficoltà non ci sono state espletate attraverso queste audizioni da tecnici che dovrebbero avere maggiore facoltà rispetto alla politica di esprimersi su determinati argomenti. L'opera è stata già appaltata, c'è già un progetto definitivo che dovrà diventare esecutivo attraverso una prassi che è contemplata all'interno del decreto. Sì, senta, ci sono criticità per la realizzazione della ferrovia sul ponte. Allora, quest'opera si fa anche, insomma, per me, perché si vuole dare un collegamento ferroviario tra la Sicilia e il continente. Allora, quanto è alto il fondale dello Stretto di Messina, considerando che il ponte sarà di circa 3.000 metri, se non sbaglio? Allora io le do una risposta di carattere tecnico, ma che voglio ribadire non contempla quello che è il provvedimento. Il Certo, no, ponte no, è no, no, è la lungo, il società, ponte, sì, il provvedimento è per... il ponte è lungo 3.000, la campata unica è di 3.300 metri. Lei mi chiedeva l'altezza sul filo dell'acqua, l'altezza sul filo dell'acqua è di 65 metri. Tenga conto, ed è sempre tutto, diciamo, verbalizzato all'interno di quelle che sono state le audizioni. 65 è la cifra media No, o è quella più 65. profondo? 65 è il punto minimo, 65. Il massimo? No, è Ah, 65. 65. 65 Ah, è. ok, a posto. E noi nelle audizioni abbiamo potuto comprendere come navi che superino questa soglia, ce ne sono soltanto due o tre nel mondo, e che comunque le stesse hanno un sistema tecnico di reclinabilità dei comignoli che li porta a quell'altezza. Ergo, non c'è nessun problema se si vuole parlare di altezza del ponte. Poi si potrebbe entrare nei meandri specifici e anche dal punto di vista della tenuta sismica, dal punto di vista dell'impatto ambientale. Sono tutti argomenti che sono stati trattati e superati, ma che erano già superati nella Certo. fase progettuale di un'opera che è stata già appaltata, ripeto, un'opera
per essere appaltata deve rispettare determinati crismi, deve rispettare determinate prerogative che non stabilisce né un partito politico di centrodestra, né un partito politico di centrosinistra e nessuna appartenenza ideologica, nessuno steccato ideologico. Sono criteri tecnici che sicuramente attengono ad un periodo che è quello fino al 2011, che devono essere integrati a norma di legge rispetto a quelle che sono state le variazioni dal punto di vista dei criteri che vengono richiesti, dal punto di vista sismico, dal punto di vista ambientale. Senta, i sindaci dei comuni della zona, che dovranno anche affrontare il nodo degli espropri, entreranno nel consiglio di amministrazione della società? Non entreranno nel consiglio di amministrazione della società, perché è una questione di carattere di diritto amministrativo, cioè una società SPA che viene costituita non può avere al suo interno soggetti terzi che non siano proprietari di capitale della società stessa. Questo dal punto di vista tecnico. Altra risposta che le posso dare io in merito a questo è che l'opera del ponte è una delle opere più importanti per l'Italia e per l'Europa, ma ci sono tante altre opere come il TAV, tante altre opere come sono state realizzate quelle del MOSE, che non hanno richiesto la presenza delle amministrazioni immediatamente prossime all'interno dei propri consigli di amministrazione. Voglio dire, non è che per ogni opera che si realizza necessariamente la società che gestisce la realizzazione dello stesso deve contemplare al suo interno le amministrazioni più prossime rispetto all'opera, rispetto a dove verrà realizzata quell'opera, perché se no si creerebbero dei precedenti che non hanno fondamento giuridico, come dicevo prima, e in più non avrebbero motivo da esistere. Perché creare nuove poltrone? Perché creare più poltrone? Senta, vuole dire qualcosa anche sul compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione? Allora, ieri, seguendo la seduta, ho visto che il Movimento 5 Stelle è favorevole. Mi ha un po' sorpreso questa posizione, ho visto che quello che ha detto l'onorevole Santillo, mentre il Partito Democratico si è dichiarato contrario a dare un compenso oltre i 230.000 euro per i membri del Consiglio di Amministrazione. Allora, da quando saranno pagati i membri del Consiglio di Amministrazione? Perché ho visto che su questo si è giocata anche una partita abbastanza importante. Ma diciamo che quello che potrebbe sembrare un paradosso, nei fatti è una questione di buonsenso, perché il collega Santillo del Movimento 5 Stelle ha eccepito, ha avuto modo di eccepire su un emendamento, come diceva lei, del Partito Democratico, che richiedeva l'azzeramento del compenso per i componenti del CDA. Giustamente il collega del Movimento 5 Stelle riconosceva che chi lavora deve essere ricompensato, anche perché ne va della qualità del lavoro. Sì. E quindi, ecco, il collega de Morassut diceva: noi, i soldi vanno dati però quando il progetto diventa effettivamente operativo. Da quello che ho capito io. E cosa si intende per progetto operativo? Il progetto è definitivo, deve diventare esecutivo, c'è bisogno di una società che lavori per far sì che questo procedimento avvenga nel minor tempo possibile, rispettando tutti i crismi e norma di legge e anche di territorialità. Quindi ci saranno delle persone che dovranno guidare questo processo. Certo. Perché pagarle dopo che il processo è arrivato a buon fine? Senta, gli espropri quanti saranno? Allora, la quantificazione dal punto di vista tecnico, ribadisco, di questo genere di... Non viene fatta in questo provvedimento. Non viene fatta in questa fase, quindi questa è una fase successiva. Noi abbiamo previsto che si debba realizzare un'opera e nella stessa si realizzi un decreto e nello stesso vengano contemplate queste normative che siano capaci di fare fronte a quello che poi verrà dopo. Quindi noi adesso entriamo nella fase, certo, della progettazione e dell'avvio dei lavori dell'esecuzione. Sì. Senta, non poteva entrare questo progetto o parte di questo progetto nel PNRR? L'ultima domanda. Questa è un'ottima domanda, perché con tutti questi fondi ai quali noi siamo riusciti ad accedere, probabilmente sarebbe stato utile questo, purtroppo, ed è una delle cose che ha eccepito il mio movimento, il movimento della Lega, si poteva riformulare, si poteva diciamo rivedere la distribuzione di questi fondi anche in virtù di questa grande opera. Però certamente ci sarà modo di attingere dei fondi europei, ci sono i CEF ai quali noi parteciperemo come bando per cercare di attrarre più risorse possibili dall'Europa, visto che è un'opera, come diceva lei, che risponde a delle esigenze di carattere europeo, come il corridoio TEN-T
che dovrebbe collegare Berlino a Palermo, e per ridurre il quantitativo di risorse che poi invece nella legge di bilancio 2024 dovremo prevedere per la realizzazione dell'opera stessa. Più risorse arrivano dall'Europa, meno sono quelle che dovrà mettere lo Stato. Grazie a Domenico Furgiuele della Lega. A lei.